Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi prepariamo insieme i brownie utilizzando il Monsieur Cuisine. Ovviamente non è assolutamente necessario, ma io lo utilizzo semplicemente per farvi vedere come funziona. E quindi appunto facciamo i brownies, tipica ricetta americana. L'unica differenza è che non metterò le noci o le nocciole perché non piacciono in famiglia, quindi li farò proprio semplici. Utilizzo la ricetta di giallo zafferano e se notate qualcosa di diverso sto utilizzando il cavalletto, yeah! Passo subito a darvi gli ingredienti: 265 g di cioccolato fondente, poi 4 uova intere e ce li ho qui, poi le nocciole dice 175 g ma appunto io non le metto. Poi burro temperatura ambiente 135 grammi, eccolo qua, poi farina 135 grammi e poi 255 di zucchero che mi sono dimenticata di prenderlo, però vabbè, e un pizzico di sale. Io poi aggiungerò dell'estratto di vaniglia. Iniziamo subito alla preparazione. Visto che ho il Monsieur Cuisine, appunto lo utilizzo, e la prima cosa che vado a fare è tritare il cioccolato. Ovviamente bisogna prima, diciamo, pretritrarlo in modo grossolano, vedete, in questa maniera, e vado a inserirlo nel nostro Monsieur Cuisine. Adesso andiamo a mettere il coperchio, metto tempo 20 secondi, temperatura niente, velocità 8 e andiamo a aspettare. Sono finiti 20 secondi, ha traballato parecchio, però aspettiamo che finisca la ventola. Ok, possiamo togliere e dopo 20 secondi 265 grammi di cioccolato sono ridotti in questa maniera qui. Ok, è tutto perfettamente sminuzzato, la macchina ha traballato parecchio, però comunque il risultato c'è. Vi faccio vedere, è venuta una sabbiolina consistente, che tanto adesso andremo a inserirci il burro. Adesso preparo il burro, che io ovviamente ho già pesato, e lo vado a inserire all'interno tagliandolo appunto a cubettini. Deve essere burro morbido perché poi utilizzeremo la funzione riscaldamento per andare a sciogliere il tutto. Appunto, come vi dicevo, io sto utilizzando questo perché vi ho fatto l'unbox e ovviamente voglio farvi vedere come funziona. Se non ce l'avete o non avete il Bimby o cose del genere, semplicemente fondete cioccolato tagliato a pezzettini e burro a bagnomaria, poi lo fate intiepidire e poi passiamo al prossimo passaggio. Adesso mettiamo il coperchio. Una volta messo il tappo andiamo a impostare il nostro programma e mettiamo 3 minuti. Ecco, 3 minuti, poi temperatura 60 gradi, velocità 2, andiamo a dare l'invio e ci avviciniamo. Ed ecco qui che il nostro cioccolato si sta scaldando e si sta sciogliendo insieme al burro, così si vede molto meglio. Appena finito il processo vi faccio vedere. Ed ecco qua, dopo i 3 minuti, vediamo che il cioccolato e il burro sono perfettamente fusi, non è rimasto niente neanche sulle pareti. E quindi la prova di cioccolato tritato
e poi fuso è perfettamente riuscita, direi. Quindi ottimo lavoro, Monsieur Cuisine. Prova superata. Adesso andiamo avanti con la ricetta dei brownie. Adesso ho messo 255 g di zucchero. Qui vedete un po' bianco, un po' di canna, perché semplicemente avevo finito quello bianco. Se preferite potete utilizzare anche tutto lo zucchero di canna e rendere i muffin più chewy, quindi più gommosi, tra virgolette. Adesso andiamo a mettere di nuovo il coperchio. Impostiamo 1 minuto e mezzo, 60 gradi, velocità 3, e vi faccio notare che non va più avanti perché la macchina ha già raggiunto i 60 gradi, e facciamo partire ancora questo 1 minuto e mezzo. Impostiamo poi a 3 minuti, velocità 3. E qui intanto vi dice che la macchina ha raggiunto i 45 gradi. Facciamo play dicendo: una volta appunto frullato poi anche lo zucchero, continuate a far andare il composto ma a velocità bassa, aggiungete le uova una alla volta e dovete aspettare che il primo uovo sia stato completamente assorbito dal cioccolato, dal composto a base di cioccolato. Adesso posso anche alzare e portare a velocità 3, 4 anzi. Vado a mettere l'altro. E infine l'ultimo. Mettiamo anche il sale e la vaniglia. Adesso tocca la farina. Mettiamo la farina, 135 grammi, sempre un po' per volta. Questo è il bicchierone che ho comprato da Tiger, che ho tutte le misurazioni, decilitri, cup, eccetera. Vi lascio il video tra le schede. Ed ecco qua, c'è un profumo di cioccolato che non ne avete idea. Ok, il tempo è quasi scaduto. Allora, trascorso questo tempo, abbiamo questo tipo di risultato. Così, a titolo informativo, adesso stiamo girando con la Cam Kong 480, se non sbaglio, che è un action cam. E allora, questo è il risultato. Vedete? Allora, gli diamo un'ultima mescolata e poi lo mettiamo in una teglia che abbiamo imburrato e infarinato. Ricordatevi che quando poi mettete le uova, il composto di cioccolato, burro e zucchero deve essere tiepido o comunque freddo, meglio ancora, perché sennò poi il composto non viene bene. Detto questo, andiamo a inserire tutto quanto nella teglia. A questo punto non ci resta che cospargere bene il nostro brownie, appunto il brownie classico alle noci o al limite le nocciole, però come vi dicevo non piacciono le nocciole all'interno dei dolci, cioè a mio fratello non piace, quindi lo sto facendo così semplice. E questa ricetta utilizza solo cioccolato, quella di Gelo Zafferano. E poi voglio provare a fare anche quella con il cacao, perché c'è quella solo con il cacao, quella solo cioccolato, quella con tutte e due, e questa è anche senza lievito, quindi sono proprio curiosa di vedere come viene, tenendo conto che le uova praticamente non sono montate. E poi vediamo che altro dire, che quelli originali hanno anche il baking soda e il baking powder. Questo non ha né uno né l'altro, quindi boh, vediamo. Una volta steso bene il nostro muffin, facciamo
facciamo sbattere la teglia in modo che l'aria fuoriesca e poi inforniamo a 180 gradi 20-25 minuti. Ovviamente i forni non sono tutti uguali come sempre, quindi controllate voi e fate la prova dello stecchino. Calcolate che se volete un brownie di tipo fudgy, quindi più chewy, più gommoso, più appunto tipo fudge, dovrà cuocere leggermente di meno e comunque la proporzione degli ingredienti è un po' diversa tra il cakey e il fudgy, perché il cakey ha più farina e meno grassi, mentre per il fudgy è il contrario. Adesso questo non so se è il cakey o il fudgy, vediamo un po', lo scopriremo solo vivendo. Inforniamo e ci vediamo dopo. Stop! Il risultato, come avete visto, ho semplicemente sformato il brownie, l'ho tagliato a cubotti e se vedete sui bordi è venuto più cotto perché il mio forno non cuoce benissimo uniforme e infatti qui, questo qui è più cotto, però se io ne prendo uno centrale, tipo questo, vedete che è meno cotto ed è bello fudge, ha proprio la consistenza del fudge, quindi fuori è croccante, ha fatto la crosticina, quindi vuol dire che è venuto bene. Poi c'è uno strato un po' più cotto e in mezzo, tra virgolette, crudo, ma in realtà non è crudo. Se li volete cakey, quindi più tortosi, più morbidi, dovrete seguire innanzitutto come metodologia quella di Gelo Zafferano, perché io ho fatto una variante, visto che li volevo più chewy possibili. Ho sciolto cioccolato, burro e zucchero e poi ho messo le uova una alla volta e poi la farina. Invece già lo Zafferano dice di far fondere burro e cioccolato e poi a parte montare zucchero e con le uova e poi aggiungere il cioccolato a filo nelle uova e in ultimo farina. Però facendo come ho fatto io vengono più appunto consistenti. E sono buonissimi, quindi vi consiglio assolutamente di provarli. E poi appunto voglio provare anche a fare la ricetta, quella con lievito, quella con cacao e cioccolato, e fare anche la versione cakey, quindi quella più tortosa. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!